partiranno a fine marzo e dureranno fino a tutto il mese di giugno, le esercitazioni militari internazionali tese a difendere l'Europa dalla calzante minaccia russa che, calpestando ogni legge e accordo internazionale, ha deciso di disegnare i propri confini nazionali minacciosamente a ridosso delle basi militari statunitensi ormai disseminate in tutto l'est europeo. Sulla base dell'enorme successo di Defender Europe 2020, in realtà una catastrofe da ogni punto di vista, abbiamo incluso un maggiore numero di alleati del patto atlantico, scrive un comunicato dell'esercito statunitense. Più di 30.000 soldati delle forze internazionali, provenienti da 26 paesi, svolgeranno simultaneamente delle esercitazioni in 12 diverse colonie e nazioni europee. I porti interessati saranno quelli di Albania, Croazia, Germania, Grecia e Slovenia. 1.200 mezzi ed equipaggiamenti militari. Oltre all'Italia sono coinvolti la Grecia, la Macedonia, l'Albania e il Montenegro. Nelle esercitazioni, spiega la nota, parteciperanno anche i paesi non membri della NATO come Armenia, Bosnia-Herzegovina, Georgia, Kosovo, Moldavia e Ucraina. Inoltre, documenta il Pentagono, Defender Europe 2021 sarà collegata ad altre due importanti esercitazioni, African Lion, in corso da maggio a giugno nel continente nero, e l'altra, Steadfast Defender, a difesa del vecchio continente. Per inciso, va detto che rispondendo alla cortese richiesta del Pentagono di aumentare le spese militari, il bel paese ha obbedito passando dai 70 milioni di euro al giorno a circa 100 milioni di euro ogni 24 ore, grazie anche al recovery plan che aiuterà a finanziare l'esercitazione. Per la Green Economy va sottolineato che i carri armati USA Abrams, di 70 tonnellate di peso e corazzati con uranio impoverito, consumano 400 litri di carburante per percorrere poco più di 100 km. Ma la cattiva notizia è che, come previsto dal giornalista e politologo Giulietto Chiesa, l'impero ha deciso di entrare in guerra e si esercita con i suoi scagnozzi a stuzzicare la Russia di Vladimir Putin. Tuttavia, ricordiamolo, l'esercito a stelle e strisce e la NATO sono in prima fila a combattere il nemico invisibile della dichiarata pandemia. Tutto procede secondo i piani previsti.